direzione Riva del Garda, non per turismo questa volta, questo è il lago di Toblino, anzi, e non per turismo, ma per il fatto che tempo fa, avete presente i miei occhiali, quelli di legno che ho sempre avuto, bellissimi, li adoravo, erano già un po' scalcagnati, devo dire la verità. Tempo fa la dama misteriosa e non aveva gli occhiali e gli ho prestato quelli. Poi siamo andati, non mi ricordo dove, quando è ritornata al furgone li aveva lasciati appoggiati sul sedile e si è seduta sopra. E in pratica i miei occhiali di legno sono diventati un pugno di segatura. E quindi cosa è successo? Ho contattato la fabbrica dove fanno quegli occhiali lì, che è la Fence di Riva del Garda, dove fanno degli occhiali appunto fatti a mano e sono esclusivamente tutti in legno, cioè non è che sono rivestiti in legno o cose del genere, sono proprio in legno. E mi piaceva tantissimo l'idea per appunto la sostenibilità anche della cosa, del discorso legno. E quindi la dama misteriosa mi ha detto: ascolta, facciamo una cosa, e mi spiace che ti ho rotto gli occhiali, per il tuo compleanno ti regalo un altro paio di occhiali, sempre di quelli in legno. Quindi adesso sto andando verso Riva del Garda e andiamo giù appunto alla Fence e vediamo che occhiali hanno lì e vediamo cosa ne viene fuori, insomma. Vamos. Missione compiuta! Abbiamo di nuovo gli occhiali in legno, questa volta legno e carbonio. E oltre agli occhiali ci siamo presi anche un portafoglio in sughero, perché il mio era veramente morto. Quindi adesso ritorniamo verso le montagne. È incredibile qua come ci sia differenza di temperatura. Siamo a 8 gradi, quello è il castello di Arco, e stamattina ci siamo svegliati con meno 5. Torniamo al fresco. Sono passato da Punto Camper e vi ricordate i miei copricerchi, quelli tutti super rovinati? Già che c'erano, super lavaggio e attaccatura dei nuovi loghi sulle fiancate. Grazie sempre a Punto Camper, che sono sempre il top. Praticamente volevo super ringraziare gli amici di Punto Camper per avermi dato i copricerchi che avevo bruciato, non so se ci avete mai fatto caso, sulle storie o su dove si vedeva il furgone dall'esterno. In pratica i copricerchi delle ruote davanti erano sciolti, perché un giorno che avevo particolarmente fretta da scendere dalla Valle dei Mocheni e frenando pesantemente sono arrivato appunto a sciogliere i copricerchi. Però su questi copricerchi io voglio fare una piccola modifica, nel senso che abbiamo il classico stemma della Knaus sul copricerchio, che io adesso andrò a rimuovere con questo coltello svizzero. Perché al posto di questo ci andiamo a mettere questo. Devo farlo. Ricordo che questi adesivi non li spedisco, visto che qualcuno su Instagram mi chiede se li spedisco, cosa no, non li spedisco. E se ci conosciamo di persona, io volentieri ho gli adesivi e ve li do, però appunto non li spedisco in giro. Mi sembra più carino darvelo di persona, quindi se ci becchiamo qua per il Trentino, se sono in giro, cosa, mi vedete, volentieri io li ho sempre dietro, ma non li spedisco. Ok. Dai, cavolo, sono tutta un'altra cosa sti copricerchi così.
Prendiamo anche questa bolla, esci da questo adesivo. Un po' di cibo al cane che è venuto a farmi compagnia. Un bel tramonto. Adesso esco e faccio un paio di foto per Instagram e poi mi preparo per la serata, che stasera è una di quelle sere dove c'è il video, quindi mi preparerò qua il mio PC, mi faccio qualcosa da cena. E mentre il cane ha già finito di mangiare, questa sera mi faccio con la pasta monograno del Felicetti, generosamente donata da i miei amici, che hanno un nome un po' strano, che è questo. Comunque anche loro fanno viaggi in van, loro hanno un bellissimo Volkswagen e il Gran California, e ci siamo trovati per caso da Punto Camper e allora io gli ho dato un adesivo e lui mi ha dato la pasta. è sempre piacevole incontrarsi, soprattutto fra persone che condividono la stessa passione. Usciamo, opla, si è freddo. Chiudiamo qua. Location di questa sera non è per niente male, guardate che lucido, con il nuovo adesivo dietro. Adesso faccio un paio di foto per Instagram, magari una copertina di qualche video. Dove stai andando? Vieni. Allora, è rimasta fuori perché ha trovato un bastone. Quando trova i bastoni non c'è più niente da fare, lei sta con i bastoni, quindi no, fra un attimo la chiamo e viene ben dentro al calduccio. Spostato in città per la riabilitazione della mano e praticamente inizio a toccarmi questo dito qua, riesco a fare questo movimento qua. È la terza seduta che faccio e veramente la riabilitazione mi sta aiutando tantissimo. Io quando sono uscito e mi hanno tolto la fasciatura, diciamo, e ho provato a muoverlo, quando ho visto che non ero capace proprio di muoverlo, cioè nel senso il mio cervello gli diceva muoviti e lui faceva dei minimi movimenti, mi sono un po' spaventato. Per fortuna appunto il chirurgo mi ha detto di stare tranquillo, che era normale, che ci sarebbe voluta la riabilitazione, e effettivamente la riabilitazione mi sta aiutando a rifar muovere il dito. Da quello che ho capito, noi abbiamo tre strati di pelle. Uno è quello sopra, poi c'è quello centrale, poi c'è quello sotto attaccato all'osso, spiegato così, insomma. Nel caso mio, in pratica questo è il dito che funziona, nel caso mio in questo dito qua è tutto incollato, quindi ne devono staccare la pelle in questi tre strati di modo che quello sopra scivoli sopra quello centrale e quello centrale scivola sopra quello sotto, una roba del genere, insomma. E se è tutta compatta, in pratica se provi a muovere il dito la pelle è attaccata all'osso e quindi non muovi un cavolo. È lunga e devo dire la verità che anche gli esercizi sono abbastanza a volte dolorosi, e però è in fase di ripresa, speriamo. Adesso sono ancora in città in un parcheggio normalissimo, mi sposto in un'area prestabilita che ho deciso con un ragazzo che mi ha chiesto se può farmi un'intervista perché è curioso dai modi di vivere diversi e è un po' curioso su tutto, a dire la verità. Io ho guardato il suo canale e quindi gli ho concesso questa cosa perché mi sembra giusto, e se qualcuno è interessato e vuole girare un video su un tipo di vita alternativa che è il tipo di vita che faccio io, è giusto dargli spazio. E quindi adesso abbiamo fissato un appuntamento. Loro vengono da non mi ricordo dove, però non sono trentini e hanno fatto anche un lungo viaggio per arrivare qua, e andiamo a trovarli.
Allora, come vi avevo annunciato, oggi intervista con l'amico youtuber Mattia, e qua abbiamo anche suo papà e sua mamma. Non li inquadriamo perché sì, loro non c'entrano niente. Sì, no, ecco. Non c'entrano. Per il video che stiamo registrando vi rimandiamo al link in descrizione dove trovate il suo video. Sì. E tu cosa fai? Io? Sì, su YouTube in generale. Vita quotidiana, possiamo dire. Cioè, faccio video di vita quotidiana e... Hai fatto anche un qualcosa di particolare, però, ho visto sul tuo canale. Sì, sono andato a Italia's Got Talent e sono arrivato fino in semifinale e sono andato anche all'estero. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Link in descrizione, il suo video con la mia intervista. È stata una bella intervista e mi ha fatto molto piacere. Poi sembrava che la cosa dovesse durare poco tempo, invece fra una cosa e l'altra sono passate più di 2 ore. Vi ripeto, il suo link del video della mia intervista ve lo metto qua, se vi fa piacere andare a vederlo. E adesso andiamo da Abasciano a prendere la mozzarella, perché mi hanno detto che la mozzarella che consumo io qua in van non è roba buona e loro ce l'hanno migliore, e quindi ci spostiamo a Gardolo da Abasciano, andiamo a prenderci questa mozzarella. Spesa da Abasciano fatta. Praticamente la cosa è nata così. Allora, avevo mangiato una mozzarella di una nota marca commerciale, diciamo, e fra le persone che mi seguono c'era anche appunto il proprietario dello stabilimento di Abasciano, e mi fa non puoi mangiare quella cosa lì, passa qui in caseificio che ti do io qualcosa di più sano e buono. E quindi, con la scusa, ho preso anche altre cose e però appunto adesso assaggeremo e vediamo di cosa si tratta. Però son veramente contento, mi piacciono queste cose, è super piacevole, e anche piacevole sapere appunto che ci sono queste piccole realtà, piccole grandi realtà, sul territorio trentino, insomma. Quindi super spesa fatta.